I volontari e alcuni familiari residenti da tempo in Italia accolgono il gruppo di 70 profughi provenienti dal Corno d'Africa. Tra loro 13 minori e 8 famiglie e 40 persone per lo più giovani sotto i 25 anni, rifugiati nei campi dell'Etiopia. Il gruppo fa parte delle 600 persone vulnerabili oggetto di un protocollo d'intesa con lo Stato italiano firmato nel 2019 dalla CEI e dalla comunità di Sant'Egidio. Alle spalle lasciano il conflitto nel Tigray e le crude condizioni di vita di chi scappa dalla violenza della guerra. Ora li attende un percorso di integrazione sociale e lavorativa in diverse città italiane che prevede per i minori l'inserimento scolastico, per le persone bisognose di assistenza, cure mediche adeguate e per tutti corsi di lingua italiana. Un progetto reso possibile grazie all'8 per 1000 della CEI e ai fondi della comunità di Sant'Egidio e alla generosità di associazioni, parrocchie e semplici cittadini che non si sono voltati dall'altra parte di fronte a chi chiede aiuto e una vita migliore.